Grazie, grazie davvero Fabrizio di aver scelto Bologna come inizio di una seconda tappa molto importante del tuo viaggio. Il mio contributo a questa iniziativa vuole essere un contributo di idee, ma anche, diciamo, di riflessione sulla fase politica che stiamo attraversando. Chi fa politica dovrebbe vivere senza alcuna divaricazione, come una sorta di filo a piombo. Un legame imprescindibile tra la propria identità, la propria volontà e la propria azione politica. Insomma, non ci può essere separazione, frattura fra ciò che sei, ciò che vuoi e ciò che fai. E quindi una coscienza politica si forma in questo ambito. E la mia coscienza politica e civile nacque nel dicembre del 1990. Ero il mio primo giorno di lavoro come cronista dell'Unità di Bologna. Seguivo la manifestazione della FIOM di Casalecchio di Reno proprio negli istanti in cui un aereo militare si schiantò addosso all'Istituto Tecnico Salvemini, a poche centinaia dal luogo dove ero io. Corsi nel luogo della strage, partecipai ai soccorsi per allontanare i ragazzi feriti o ustionati dalla scuola e rimasi sconvolto dal fatto che 12 studenti giovanissimi potessero morire in tempo di pace a scuola a causa di un'esercitazione militare sopra i cieli della nostra città. Erano gli anni precedenti alla prima guerra del Golfo, cioè alla prima volta in cui c'è stata una violazione da parte del governo italiano, quello presieduto da Giulio Andreotti, dell'articolo 11 della Costituzione, in cui si afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Ecco, la si chiamò operazione di polizia internazionale. Non vi era alcuna risoluzione dell'ONU che la legittimasse, ma soltanto la forza di un'ampia coalizione guidata dalle armi degli Stati Uniti. Noi fummo nelle piazze allora a chiedere la pace, a far sì che prevalesse la diplomazia, il negoziato, la politica, mentre in quelle regioni del Medio Oriente parlavano le bombe. Ecco, mi chiedo oggi che fine abbia fatto la pace fra i popoli, quale valore supremo di formazione delle coscienze politiche di coloro che ancora oggi si definiscono democratici o semplicemente di sinistra. Perché nei nostri congressi non se ne parla più? Perché nella spending review si tagliano gli ospedali e si è così prudenti con gli F-35? Perché non pensare quindi a una forza militare europea dentro a un sogno però degli Stati Uniti europei? La moltitudine degli uomini non si sposta se non quando le idee si trasformano in sentimenti, ci dice Fabrizio Varca nel suo documento. Sono d'accordo, Fabrizio, non ci può essere divaricazione fra le idee e i sentimenti. E le idee, per trasformarsi e nutrirsi al tempo stesso di sentimenti, devono collocarsi in una prospettiva ampia, profonda, non effimera, non evanescente. Con delle buone idee si cambia il mondo e si cambia innanzitutto noi stessi. Volevo anche presentarvi tre persone che hanno contribuito a coltivare la mia passione politica in questi anni, anche difficili, persone con le quali più volte ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare e di confrontarmi. Tre giganti, che da tre profili diversi, una era una donna delle istituzioni, l'altro un uomo di fede, l'altro infine era un magistrato, hanno dimostrato come la politica possa essere il più nobile strumento per l'affermazione degli ideali di democrazia, di libertà e di giustizia. Feci incontrare Don Giuseppe Dossetti e Nilde Iotti all'abbazia di Monteveglio dopo quasi mezzo secolo che non si vedevano, non si parlavano. Nacquero i comitati a difesa della Costituzione che per oltre un decennio contrastarono i propositi plebiscitari dei governi berlusconiani fino alla vittoria del referendum costituzionale del 2006. Oggi quei comitati, quella gente, spesso sono dall'altra parte rispetto a noi e soprattutto rispetto ai governi. La Costituzione si può e si deve modificare con le procedure però previste dalla Carta, come ha sostenuto anche recentemente il nostro segretario nazionale Matteo Renzi, ma per fare delle riforme precise e circoscritte, come la riduzione del numero dei parlamentari, la trasformazione del Senato nella rappresentanza delle autonomie locali, eliminando il sistema del bicameralismo perfetto, il rafforzamento dei poteri del Primo Ministro, del Presidente del Consiglio sulla nomina e la revoca dei ministri. Ma soprattutto occorre da subito approvare una legge elettorale che salvi il bipolarismo, la governabilità e restituisca il potere di scelta ai cittadini sui candidati in Parlamento. E infine questo signore che vedrete adesso vicino a me è Antonino Caponnetto, procuratore capo di Palermo, colui che con Falcone e Borsellino inventò il pool antimafia.
e che sferrò un colpo mortale a Cosa Nostra. Con lui, anche con Francesco Saverio Borrelli, qui accanto, il procuratore capo di Mani Pulite, formammo tanti giovani nei primi laboratori di formazione politica negli anni in cui facevo il sindaco a Monteveglio. Lo dico oggi senza alcuna remora, perché da loro io ho imparato questo. La politica non può limitarsi a fare soltanto il tifo per la magistratura o a garantire l'autonomia e l'indipendenza. La politica deve arrivare prima delle procure. Se una persona ha frequentazioni con mafiosi e criminali non può stare in Parlamento, nemmeno se non si è ancora accertato che abbia commesso reati. Se qualcuno ha compiuto comportamenti distanti dal nostro codice etico nell'esercizio di incarichi amministrativi o legislativi, indipendentemente dal fatto che abbia commesso reati, la politica non può trincerarsi dietro la presunzione di innocenza in cui si svolge l'azione giudiziaria, ma deve intervenire prima, cambiando le regole e ispirando ogni comportamento dei singoli alla sobrietà e alla legalità. Ecco, queste sono le radici con le quali abbiamo costruito, io in particolare, il mio impegno dentro alla politica e dentro il PD in questi ultimi anni. Il lavoro che abbiamo fatto in questi 3 anni a Bologna, promuovendo la nostra riforma del partito, non risiede quindi soltanto in una serie di piccoli aggiustamenti organizzativi, ma affonda le radici in quei valori e in quegli ideali che, per quello che mi riguarda, sono fondativi dell'impegno politico di ciascuno di noi. Meglio di tante parole, per raccontare quello che abbiamo fatto in questi 3 anni, vi chiedo di guardare un video di 3 minuti. L'affezione dei cittadini nei confronti della politica porta al populismo e alla demagogia. L'alternativa a questa deriva può fondarsi soltanto nella capacità di riformare e innovare i tempi, i modi ed i luoghi dell'impegno civico-politico per far vivere nella società di oggi i valori, gli ideali di giustizia sociale, sostenibilità ambientale, effettiva parità di genere e di solidarietà. Con questa consapevolezza il PD di Bologna sta avviando un percorso di profondo rinnovamento del suo gruppo dirigente, a partire dall'espressione federale della direzione del partito. Si è altresì previsto il limite di 2 mandati congressuali per ogni incarico di direzione politica nel partito. Con la recente riforma del partito locale si è anche superato il funzionariato politico a tempo indeterminato, senza alcuna deroga, in conformità al principio per cui la politica deve rimanere un'esperienza nella vita delle persone e non un mestiere per la vita. Ai circoli territoriali del PD si è chiesto di aprirsi alla società civile e al mondo del volontariato. Con il progetto Circoli Aperti, le associazioni di volontariato promuovono una parte della loro attività nei circoli del PD, consentendo quella mescolanza di impegno civico e politico capace di condividere relazioni, progetti comuni e vivere insieme gli ideali di una società che vuole rimanere coesa. Per ritrovare la connessione sentimentale fra i cittadini e la politica, occorre che questa sia capace di cedere realmente quote di sovranità. Con le primarie per la scelta del candidato sindaco del centro-sinistra Bologna, si è sprigionata tutta la potenzialità di questo coinvolgimento popolare con una competizione libera ed aperta, a dimostrazione che quando la politica apre le porte, sono in tanti ad entrare, maturando un sano e democratico protagonismo. Per favorire la formazione dei giovani si è dato vita al laboratorio di formazione politica, con lezioni, esperienze di approfondimento tematico in Italia e all'estero e laboratori di ricerca per qualificare il loro impegno politico nel partito e nelle istituzioni locali. Le sfide che abbiamo dinanzi partono dal governo dei nostri territori. Per questo si è promosso il progetto Turbo, con l'obiettivo di radicare ulteriormente il partito nelle tante realtà locali PD fra la gente, con incontri settimanali di un'intera giornata nei comuni della provincia, in cui si dialoga con i cittadini, le associazioni, le imprese e le parti sociali, assieme ai livelli locali del partito. Prioritario per un moderno partito riformista deve essere l'orizzonte europeo. Per questo sono stati lanciati gli Erasmus democratici e si sono attivate le relazioni internazionali del partito con altre formazioni politiche democratiche e progressiste per progredire insieme verso gli Stati Uniti d'Europa. Le feste dell'unità rappresentano la principale fonte di finanziamento pulito, un'esperienza di generosità e di passione politica collettiva che quest'anno risulta profondamente rinnovata con la sperimentazione di nuove forme di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini come l'Open Space Technology, le primarie tematiche ed il nuovo circolo online del PD. Che sono? Che sono? Che sono?
Questi sono i cambiamenti che abbiamo fatto tutti insieme. Abbiamo raggiunto risultati importanti, ma non ci sentiamo assolutamente arrivati, anzi siamo solo alla fine del primo tempo. Vogliamo accettarla fino in fondo, dobbiamo accettarla fino in fondo, questa sfida al cambiamento, al rinnovamento, giocando da subito una sorta di poker di assi per la riorganizzazione del partito in termini di partecipazione, di formazione politica, di trasparenza e di nuova organizzazione dell'autofinanziamento, oltre a declinare con politiche concrete su scala locale un grande progetto riguardo al tema per noi prioritario, cioè il lavoro. La straordinaria partecipazione dei cittadini con le primarie della scorsa settimana ci dimostra che quando il PD si apre al suo popolo di iscritti e di elettori, le coscienze democratiche sono pronte a raccogliere la sfida con buona pace dei gufi della vigilia. Questa energia che si è riversata nei nostri seggi, tenuti aperti dalla grande macchina organizzativa composta dai volontari, che ringrazio veramente tanto perché sono qui anche oggi. Quando dicevo la politica tiene le porte aperte, i cittadini si fanno trovare pronti e questa energia è la prima fonte di energia rinnovabile del nostro Partito Democratico. Per questo noi chiediamo che le primarie non rimangano soltanto un fatto isolato, che siano veramente un tratto identitario del PD. E abbiamo deciso che le primarie aperte, vere, contendibili, vengano fatte anche per scegliere i nostri candidati sindaci nelle amministrative del 2014. Abbiamo il dovere di realizzare concretamente quella cessione di sovranità della politica che non riguardi soltanto la scelta delle persone, ma anche l'affermazione delle idee, che parta dagli organismi decisionali più alti e arrivi fino alla base, riducendo quindi la distanza che c'è tra gruppo dirigente e popolazione, e iscritti, militanti, elettori. Per questo noi ci siamo presi l'impegno di sperimentare da subito, anche su temi importanti, anche su temi delicati che definiremo insieme, l'istituto del referendum per gli iscritti. Ma la partecipazione da sola non basta, occorrono anche competenze nella visione politica. Lanceremo ai nostri iscritti e agli elettori una sorta di avviso pubblico di competenze, perché quel popolo che si è riversato a votare nei seggi domenica scorsa non rappresenta soltanto un insieme di numeri, ma storie, profili e competenze ed esperienze che sono utili a rinnovare l'attività del nostro partito. Investiremo a partire dal mese di marzo in una scuola di formazione permanente per i giovani, dopo il laboratorio sperimentale, e ovviamente cercheremo di tenere insieme le migliori energie del partito, dalla conferenza delle donne ai giovani democratici, ma anche l'università, la ricerca, le associazioni, una sorta di palestra cognitiva come la chiamerebbe Barca. Infine bisogna ricostruire il legame di rappresentanza tra eletti ed elettori che è stato spazzato via scientificamente in questi anni dalla destra. Spesso girando sul territorio mi sono reso conto che c'è bisogno di spiegare ai nostri iscritti quali siano le battaglie politiche sulle quali stiamo impegnando per esempio i nostri parlamentari o coloro che abbiamo eletto nelle istituzioni. A questo scopo entro la fine di febbraio realizzeremo la prima sessione a Bologna di Open PD. Sarà una sessione in cui i nostri parlamentari ed eletti avranno l'opportunità di raccontare la loro attività istituzionale e le proposte politiche su cui si stanno impegnando, ma sarà anche un'occasione per realizzare tavoli di confronto tematici fra eletti e elettori, in cui maturi una discussione su proposte future che possono essere portate in Parlamento e nelle istituzioni territoriali, comprendendo anche la possibilità, che non vogliamo assolutamente negarci, di avviare e presentare anche delle proposte di legge ad iniziativa popolare. E infine dobbiamo realizzare i progetti in tema di trasparenza e riorganizzazione dell'autofinanziamento. Abbiamo per primi pubblicato i nostri conti, le nostre spese online, ma è evidente che su questo tema, che è ancora prima morale che politico, occorre fare di più. Il mio sogno è quello davvero di fare del PD una casa di vetro. Dobbiamo ripensare in prospettiva il nostro autofinanziamento, anche alla luce dei provvedimenti del governo, che è composto dal tesseramento, dalle feste dell'unità, da contribuzioni individuali. Ricordiamo innanzitutto a noi stessi che il 97% del nostro bilancio deriva appunto da un finanziamento autonomo. Entro febbraio sperimenteremo quindi la raccolta di fondi con il sistema del crowdfunding. Sono lieto che Barca stia sperimentando questa innovativa modalità di raccolta di fondi attraverso il web, che non è soltanto una modalità di autofinanziamento, è un po' qualcosa di più,
è uno strumento di riorganizzazione della politica, è uno strumento di comunicazione, di rendicontazione delle attività svolte, in cui si legano i contributi alla realizzazione di cause sociali. E infine la nostra missione. Un partito che si rinnova come strumento di partecipazione e elaborazione politica deve avere una missione da compiere, un obiettivo prioritario da raggiungere. Per il PD di Bologna la nostra priorità assoluta è quella di far uscire questo territorio dalla crisi economica e sociale in cui versa e che ovviamente dovremo sconfiggere, creare vera occupazione. Nei prossimi mesi avanzeremo proposte precise, 5 proposte precise, che discuteremo prima in direzione e poi nell'assemblea degli amministratori PD, finalizzate tutte queste proposte alla creazione di posti di lavoro. In sintesi, per creare lavoro e coesione sociale per noi occorre fare 5 cose precise. La prima: definire un sistema di ammortizzatori sociali a livello metropolitano per chi ha perso il lavoro, per chi sta scivolando nella povertà. Oggi sono molte, badate, le differenze tra i territori, e se un territorio ha troppe differenze non nasce una comunità politica metropolitana, non nasce una comunità cittadina metropolitana. Seconda proposta: bisogna costituire un sistema bolognese e direi emiliano per l'internazionalizzazione delle nostre imprese nei mercati esteri nei quali possiamo e dobbiamo competere di più. Oggi chi esporta e quindi si salva lo fa per conto proprio, molto spesso in modo casuale e spontaneo. I tedeschi hanno un sistema territoriale che si occupa di questo, dobbiamo riuscirci ad averlo anche noi. Terza, realizzazione di una rete di progetto, di pensiero, di progettualità appunto tra le istituzioni, le imprese e le scuole tecniche, per formare i periti e gli ingegneri del futuro, capaci di innovare e quindi rendere più competitivo il nostro sistema manifatturiero. Quarto, semplificare i livelli della pubblica amministrazione, con la città metropolitana su base volontaria, se la legge non dovesse giungere a compimento, e nel territorio portare fortemente, diciamo così, come elemento di innovazione istituzionale, le unioni e le fusioni dei comuni, sull'esempio di quanto abbiamo fatto per i comuni della Val Samoggia, perché oggi la pubblica amministrazione può diventare un fattore di competitività territoriale se ne riduciamo i costi, i livelli e la burocrazia. Quinto, definizione di una proposta di rilancio dei nuovi settori dell'economia che abbiano dato segnali di vitalità, con particolare riguardo alla green economy, alla cultura, al turismo e ai servizi alla persona. Ecco, noi non faremo accademia, abbiamo l'ambizione di far ripartire il nostro territorio, quindi togliamoci le casacche congressuali, così come ci invita a fare il nostro segretario Matteo Renzi. Nessuno abbandoni, nessuno pretenda omologazione culturale, nessuno pensi di fare battaglie di retroguardia. Il PD siamo tutti noi. Grazie.